Mancione, Libri.tv, undicesimo congresso dei radicali italiani. Siamo ormai alla chiusura, si stanno facendo le operazioni di voto, siamo in compagnia con Roberto Di Masci. Roberto Di Masci è uno iscritto, qui in questo caso funge da portavoce, dell'associazione radicale abruzzese, Radicale Abruzzo si chiama. E niente, volevamo sentirli perché sono venuti riconoscendo insomma, un certo attaccamento, sono venuti numerosi a questo congresso dall'Abruzzo, sono venuti numerosi anche in quella che è stata una mobilitazione radicale veramente per diciamo, i mezzi a disposizione e soprattutto le risorse umane veramente ponderosa, che è stata la raccolta delle firme per gli 8 referendum Roma si muove, che purtroppo è andata come è andata. Roberto, intanto un'impressione su questo congresso, come ti pare sia andato? Beh, mi è sembrato un congresso abbastanza controverso rispetto ad alcune questioni, in particolare alla faccenda, alla questione della presenza dei radicali per alle prossime elezioni, come, se, quando, eccetera, eccetera. E credo che il grosso, diciamo così, della discussione fosse attorno a questo problema. Non trascurabile certamente. Ho visto che insomma abbiamo visto che con la votazione ultima si è confermata una linea di radicali italiani nel solco, vogliamo dire, della tradizione. Nel senso che dare qualche dato, questa mozione appunto impone, esclude insomma la possibilità di una candidatura di radicali italiani, è stata inserita con un voto, con 3 soli voti di scarto. Sì, esatto, sono stati 100 voti favorevoli, cioè 100 voti contrari, 103 favorevoli e credo 17 astensioni. È stato quindi non è stata una votazione palesemente a favore, si è spaccato un po' il congresso. E personalmente io ho votato a favore di questa mozione per una serie di motivi con i quali mi sono anche confrontato con i miei amici e i miei compagni abruzzesi, che quelli che hanno votato non hanno votato come me. Alcuni, altri hanno votato come me, anche noi ci siamo spaccati in un certo senso. Certo, e c'è stata anche un'astensione tra la nostra. Quindi insomma abbiamo rappresentato tutte e tre le cose per quanto riguarda questa mozione. E voglio dire, io ritengo comunque che ci siano delle prospettive per i radicali italiani. Non sono facili ovviamente, però penso che siano più facili mantenendoci come soggetto che entra nelle compagini che si presenteranno, piuttosto che come compagine a sé. Perché questo è un discorso che avrebbe riportato i radicali ad essere, questo è il mio giudizio, un partito come gli altri. È vero che certo la presenza dei radicali forse paga questa cosa, un prezzo molto alto, una minore visibilità certamente rispetto al presentarsi come partito, ma purtroppo la questione della visibilità è anch'essa a un prezzo, ed è un prezzo che secondo me sarebbe molto caro in prospettiva. Questo è quello che penso. È un discorso un po' articolato, forse continueremo il confronto sia tra di noi abruzzesi sia con chi vorrà partecipare rispetto a questa questione, che sicuramente non muore qua. Del resto io considero anche questa introduzione nello statuto di questa nuova di questo nuovo articolo, chiamiamolo così, una cosa che così come è stata messa si potrà togliere, non è un discorso. Però su questo io do ragione a Emma Bonino, cioè non dobbiamo avere fretta per fare qualche cosa che ha una sua urgenza ma che va riflettuta. Beh, insomma c'è il pericolo, insomma ci sta anche l'esempio di molti partiti che erano o si proclamavano diversi, che stanno un po' andando in rovina, e quindi forse il pericolo della contaminazione. Ti volevo chiedere appunto che da questi pericoli di contaminazione, che potrebbero essere esiziali, non basta secondo te come garanzia per difendersi da questi pericoli la sostanza radicale, quindi la forma
potrebbe cambiare, però insomma la sostanza dovrebbe essere garanzia. A parte che io faccio sempre una grossa difficoltà a distinguere forma e sostanza, perché secondo me sono la stessa cosa. E c'è una questione fondamentale, secondo me. È un po' difficile da dire, insomma. La questione della presenza dei radicali deve essere anch'essa, diciamo, una presenza coerente. Io ho sempre pensato ad una forma di rappresentanza della politica bipartitica, non bipolare, bipartitica. E in questo senso è chiaro che la presenza dei radicali non può che essere quella di una componente in uno di questi due partiti. Questo è il mio punto di vista, ed è quel punto di vista rispetto al quale è stato funzionale anche il mio voto di oggi. E ritengo che sia anche il punto di vista di molti altri compagni radicali che hanno votato a favore di questa mozione in questo momento. La questione del bipartitismo, secondo me, è un discorso che passa anche attraverso la forma partito dei radicali. Ecco qual è il punto fondamentale. E quindi, se i radicali sono una componente, deve misurarsi costantemente, permanentemente, con le altre componenti all'interno di un partito. Quale? Tu hai fatto degli esempi di partiti che si sono presentati come alternative e che poi si stanno disgregando. Io ti dico una cosa. Non mi interessa tanto il discorso del fatto che certi partiti si disgreghino o non si disgreghino, è quasi fatale che ciò avvenga, ma anche se non avvenisse, anche se ci fosse un'alternativa vera, non radicale, di un altro, un Grillo, un Di Pietro che in qualche modo riuscisse a rappresentare un'alternativa, è un'alternativa che comunque, nella quale comunque io non mi rispecchio, perché è nel modo in cui passano certe cose. Grillo dice molte cose che dicevamo noi, che diciamo noi da tanti anni, ma quando lo sento parlare dico: ma questo sta dicendo delle cose nel modo sbagliato. Ora io dico sempre un luogo comune, ormai è diventato, per me lo ripeto come un mantra: se una cosa non mi piace come la dici, non mi piace neanche quello che dici, perché nel modo in cui la esprimi cambia la sua sostanza. Ora, questa sostanza è quella che noi dobbiamo salvare, ma questa sostanza è forma, è il modo con cui esprimi certe cose. Il linguaggio di Di Pietro non mi piace, a prescindere poi da tutta una serie di questioni anche, che sono anche proprio di sostanza, relative al diritto e a un sacco di altre cose. Non mi piace. Come Grillo porta avanti certe cose che pure in qualche modo sono riconoscibili nelle tante istanze radicali, non mi piace, non lo accetto, non va bene, non posso seguire quella cosa lì, la seguo quando qualcuno me la racconta nel modo giusto, e questo è il discorso fondamentale. Allora il ruolo dei radicali, secondo me, è portare il modo giusto di dire le cose, quelle cose, in una compagine politica più ampia, cioè fare in qualche modo i contaminatori e non la presenza politica che si trincera dentro se stessa, perché questo abbiamo visto, non porta da nessuna parte, non, porta al volersi distinguere, al voler essere diversi, ma una diversità che diventa, come dire, apparente, solo apparente. Pericoli di settarismo. Il settarismo è la prima cosa che viene fuori da questa cosa, e infatti lo vedi, cioè voglio dire, Di Pietro, i Pietrini, i Grillini, si vedono, non scambiano. Pannella ha rivolto un invito a Grillo: devi aprirti al dialogo, se no vai a sbattere, gliel'ha detta così. È vero, è assolutamente vero, io penso che Grillo andrà a sbattere, e se non va a sbattere Grillo andiamo a sbattere tutti quanti, questo è il punto. Invece ci sta un certo disinteresse, secondo me, per Renzi, che comunque sia, forse per captarsi o benevolenze, essendo che insomma ci sono anche le primarie che gli interessano, almeno in due occasioni pubblicamente ha citato i radicali e ha reso loro dignità e giustizia per certe battaglie che sono ascrivibili soltanto ai radicali, però insomma c'è una certa diffidenza per Renzi, forse il suo passato un po' vicino alla Democrazia Cristiana, non so, cattolico. Ma vedi,
con i cattolici si può benissimo interloquire, si possono stringere delle alleanze, io non ho una pregiudiziale nei confronti dei cattolici in quanto tali. Quello che non mi convince di Renzi sono alcuni punti molto, molto, molto precisi, che in qualche modo danno anche un'idea di quelle che sono le sue prospettive politiche. Se ci alleassimo con Renzi, io ritengo che il passo successivo andremo in qualche modo a confliggere con alcune sue cose, per esempio sul numero dei parlamentari. Io sono convinto che dovremmo prima scegliere come farci rappresentare e in funzione del come farci rappresentare scegliere quanti rappresentanti sono necessari. Se ci rifacciamo alle definizioni del consenso, alla definizione elettorale che ci dava Luigi Einaudi, ci rendiamo conto che va in una direzione diversa da quella che dice Renzi, e questa è una cosa. E poi ci sono una serie di altre questioni che secondo me non sono strutturate, cioè non sono inserite in un disegno politico, sono messe più per, come dire, tu parlavi di captatio benevolenza, io non voglio metterla così su un piano, se vuoi, di malafede, ecco, no, io do tutta la fiducia a Renzi, però è proprio il fatto che non è un disegno quello che vedo dietro questa cosa. E poi io, diciamo una cosa, Renzi, a parte i riconoscimenti che saltuariamente dà ai radicali, che venisse a parlare. Noi abbiamo detto molte volte a tutti, parliamo, discutiamo. Il punto è che qua non si vede nessuno, famoci con la Bonino. Noi siamo venuti per ballare il tango, ma nessuno ci invita a ballare. Questa è la verità. Allora, io posso essere, come dire, Renzi può avere tutte le mie simpatie, ma finché non viene a dire a noi radicali, a proporre un accordo, qualche cosa, Renzi sta là. Roberto, ti ringraziamo per la tua cortesia, è tardi, siamo tutti stanchi. Liberi.tv per questa intervista, le altre. Un saluto ai radicali, all'Associazione Radicale Abruzzese, Radicali Abruzzo. Attivi, quanti siete? In Abruzzo? Siamo una quindicina, 15 più o meno. Ottimo. Magari potremmo pensare anche di fare delle cose su una web tv, libri.tv, per promuovere meglio questa. D'accordo? Me ne sarei molto grato. Grazie, grazie Roberto. Grazie a te. Ciao.